Direi di proseguire andando a vedere invece la quarta carta messa sul mercato. In questo caso è una carta verde o una carta rossa? Ma qui è divertente, una cosa è una carta rossa. No, è divertente perché è una cosa, credo originale, credo che abbastanza originale, perché propongo uno short un po' pazzo, è uno short su Facebook. Quindi sicuramente un titolo che quest'anno ha fatto veramente paura e fa tuttora paura, perché sta andando in una maniera veramente incredibile. Sta andando proprio adesso sul book. Sì, ho visto che ha fatto già 3,82,76, 3,80, ho messo 3,81, adesso siamo 3,80, insomma siamo su questi prezzi qui. Oggi gioco al prezzo. 3,81, short, Facebook, con uno stop stretto a 404, quindi di 23 dollari, e un take profit, questa volta di 21, di 21. Stavolta mi piace il 360 perché, insomma, sicuramente con un titolo del genere è meglio essere molto cauti. Accontentarsi di 20 dollari va benissimo, come è giusto stoppare, insomma, su quel livello lì. Ho preferito mettere 404 perché sulle cifre tonde anche i titoli americani tendono magari a avvicinarsi, a toccare qualche istante la cifra tonda per poi venir realizzate. Quindi, dal mio punto di vista, in ordine generale, non su Facebook in particolare, che ovviamente in questo momento è sul record storico e sarebbe un ulteriore record storico, ma quindi avremo poche linee, poche grafiche in ausilio di un record assoluto, però come logica mia, se devo stoppare una cifra tonda, preferisco mettere lo stop non proprio sulla cifra tonda, non un dollaro o un tick sopra la cifra tonda, ma preferisco, insomma, rischiare altri 3 dollari, e quindi lo stop tecnicamente, con la mia tecnica, lo metto per star sicuro a 404. Quindi è in considerazione dello short della carta numero 2, short del Nasdaq. Coerentemente allo short del Nasdaq sono andato a prendere il titolo che forse è il più brillante dei Fang, insieme a Apple. Comunque Facebook sta facendo un qualche cosa di clamoroso. Non ce l'ho assolutamente con la società, con Zuckerberg, eccetera. Anzi, però, se dovesse stornare il Nasdaq di quei 100-150 punti, è probabile che anche Facebook, magari che è un po' in eccesso, possa metabolizzare e andare a 360.